Questa è la più grande collezione di carte Pokémon vintage che io abbia mai avuto tra le mani. E pensate, sono risalenti a più di 20 anni fa. Alcune sono davvero costose e diciamo che non si vedono tutti i giorni. Nel video di oggi vi mostrerò tutte queste belle rarità. Vi chiedo di scrivere nei commenti qual è la carta che vi ha colpito di più e secondo voi quanto può valere l'intera collezione. La collezione è composta da tante bellissime carte olografiche e anche da molte carte comuni che però ho rimosso, non ve le farò vedere nel video. Davanti a me ho disposto le carte in ordine cronologico, quindi partiremo a guardarle dal set base e continueremo nella linea temporale fino ad arrivare alla serie X. Partiamo con due carte comuni che mi sono tenuta da parte perché volevo mostrarvi. Abbiamo un bellissimo Dark Blastoise Unlimited del Team Rocket e anche Dark Charizard, questa volta in prima edizione. Spettacolare anche lui Team Rocket. Partiamo belli potenti con il set base. Vi dico già, non ci sono carte prima edizione per quanto riguarda set base, sono tutte Unlimited queste, però sono in condizioni veramente spettacolari. E partiamo con Alakazam, sicuramente uno dei protagonisti, carta veramente veramente incredibile. Proseguiamo con un Gyarados olografico, sono tutte olografiche queste che vi sto mostrando, Gyarados disegnato da Rita, spettacolare. Poi abbiamo Raichu, Magneton, Machamp prima edizione, sapete che quello al limite è molto molto raro da avere, Chansey, Clefairy, Hitmonchan, Poliwrath, bellissimo, e concludiamo con un Ninetales. Personalmente le mie preferite tra queste che vi ho mostrato sono Alakazam e Gyarados, incredibili, però anche Ninetales e Poliwrath fanno la loro figura. Passiamo ora al set Jungle, sicuramente le carte più rappresentative del set sono le Eeveelution di Vaporeon, Jolteon e Flareon, però oggi per voi nella collezione ho da mostrarvi solamente Jolteon e Vaporeon, però mamma mia quanto sono belli, sono carinissimi. Proseguiamo con Pidgeot, bellissimo, Electrode, Kangaskhan olografico e Snorlax, bellissimo. Anche questi per la loro popolarità sono rappresentativi del set Jungle. E poi ancora Venomoth, Mr. Mime, Pinsir, Scyther, Clefable e Victreebel. Per me comunque è davvero un'emozione indescrivibile poter guardare così tante carte vecchie, nostalgiche, tutte insieme. Qui guardate in che condizioni ancora si trovano. Se ancora non l'avete fatto, prima di continuare il video, mi raccomando, vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace e anche di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi contenuti. Sempre risalente a questi anni abbiamo Mew promozionale Black Star olografico. Questo è stato rilasciato all'inizio degli anni 2000 per la Pokémon League. La versione holo come questa, se non sbaglio, è stata rilasciata dopo l'uscita di quella non olografica che già avevo io in collezione. Proseguiamo con Fossil. Questo, ragazzi, è uno dei miei set Pokémon preferiti in assoluto, proprio perché contiene la mia carta preferita, Lapras olografico. Voglio partire con un po' di carte disegnate dal maestro Arita, come Raichu, stavolta prima edizione. Vi dico già che, se non sbaglio, qua in Fossil ci sono parecchie prima edizione. Quindi Raichu, ovviamente, vi ricordo sempre tutte olografiche, Mac, Articuno e anche Moltres, prima edizione. Mi dispiace che nella collezione non ci sia Zapdos, comunque i tre uccelli leggendari sono i protagonisti di questo set Fossil. Proseguiamo con un Hitmonlee, prima edizione, poi un bellissimo Gengar, ragazzi, questo tra l'altro dovrebbe avere anche uno Swirl, qui a destra sull'olografia. Poi continuiamo con un Kabutops, prima edizione, infatti ce ne sono parecchi di prima edizione qui, Magneton, Aerodactyl, Haunter, bellissimo, e Ditto prima edizione, troppo troppo carino. Come promesso, questa ve la aggiungo io, la mia carta preferita, Lapras olografico, prima edizione di Fossil, questo ovviamente viene dalla mia collezione. Dopo Fossil mancano le carte del set base 2, quindi lo saltiamo e passiamo direttamente a Team Rocket. Iniziamo con un Dark Dugtrio, prima edizione, qua anche negli artwork delle carte olografiche si inizia a intravedere anche uno sfondo, a differenza magari di quelli set base, qua vedete già abbiamo una stanza con un comodino e un letto ben visibili. Molto molto bella questa carta, col Dugtrio che spunta dal pavimento. Poi abbiamo un Dark Dragonite, bellissimo, Dark Magneton, Dark Vileplume e un Dark Machamp. Dopo Team Rocket passiamo a Gym Heroes. Vi ricordo che questo set non è mai stato rilasciato in lingua italiana, ma solamente in lingua inglese e in giapponese. Abbiamo un bellissimo Erika's Clefable, un Erika Vileplume, bellissime, mamma mia, Rocket's Hitmonchan,
e Blaine's Moltres. Carta veramente pazzesca, ragazzi. Guardate anche qui lo sfondo dell'artwork, con una montagna. Ve l'ho tolto dal top loader per mostrarvelo meglio. Dopo Jim Heroes abbiamo Jim Challenge, di cui vi mostro solamente due carte, Giovanni Persian e Giovanni Gyarados, entrambe fantastiche e molto molto conosciute per questo set. Poco fa vi ho detto che il set è stato rilasciato anche in giapponese e qui ho un pochino di carte appunto giapponesi da mostrarvi. Abbiamo il Gold Duck di Misty, bellissimo, questo, i colori anche, tutto come si fonde insieme, veramente bellissimo, forse la mia preferita tra tutte queste. Zapdos, bellissimo. Mewtwo, ragazzi, questa è una carta veramente fenomenale, guardatelo in posa con l'attacco, questa è bellissima, devastante. Poi abbiamo Ditto, anche questo bellissimo, con effetto tipo perlaceo, e poi Moltres, fantastico. Ora i primi set vintage sono finiti, passiamo in una nuova era, entriamo nella serie Neo e ovviamente partiamo proprio con la prima, Neo Genesis. Passiamo alla seconda generazione Pokémon, subito con uno dei nostri starter, Feraligatr, pazzesco. Poi Meganium, bellissimo ragazzi, guardate l'artwork tropicale in cui è, bellissimo. Bellossum, Skarmory, Togetic, Steelix, Kindra, bellissimo, Azumarill, fantastica questa, Heracross, Pokémon che adoro tantissimo, Ampharos, Jumpluff, Meganium ancora, bellissimo, Slowking e Pichu. Cioè è incredibile, ma io vi giuro che sono tutte olografiche queste. E quando vi parlavo delle condizioni, guardate ad esempio questo Pichu, vi faccio vedere il back senza top loader per farvi capire meglio. Cioè alcune sono veramente tenute benissimo, a parte qualche puntino bianco qua dagli angoli, cioè è veramente fantastica. E dopo Neo Genesis continuiamo con il set Neo Discovery che lo segue. Abbiamo subito un bellissimo Ursaring, un altro Ursaring, stupendo, un Hitmontop, bellissimo ragazzi, guardate che artwork, super divertente, stile cartoon, a me piace un casino. Poi Magnemite, anche questo molto molto particolare, con diciamo una specie di campo magnetico. Poi, ragazzi, questa è tanta roba, un bellissimo Umbreon al chiaro di luna, bellissimo. Artwork veramente spaziale questo. Poi uno Scizor, un Wobbuffet, Wobbuffet del Team Rocket, vabbè, bellissimo. E Forestress, ambientazione nella foresta. E subito dopo il set Neo Discovery, a seguire abbiamo il set Neo Revelation. E io, ragazzi, cioè, non so veramente come dirvelo. Shiny Magikarp! Questa, ragazzi, è un'altra delle mie carte preferite in assoluto tra tutte le carte Pokémon. Merita di essere tolta dal top loader e vista più da vicino. Una carta che ha fatto la storia. L'unico rimpianto, mamma mia, è che questa non sia in prima edizione. Se fosse stata in prima edizione, impazzivo. No, comunque è bellissima questa, veramente veramente fenomenale. Ora vi giuro che proseguiamo più velocemente con tutto il malloppo di carte. Abbiamo Delibird, bellissimo, con questo artwork in montagna tra i pini, bellissimo. Abbiamo Celebi, questo è un altro dei protagonisti di questo set, molto molto importante. Poi Jumpluff, ma che belli sono con la neve, stanno facendo il pupazzo di neve, bellissimi. Entei, maestoso, e a seguire anche Raikou. Mi dispiace che non ho mai tutto il trio completo dei vari set, però va bene, beccatevi Entei e Raikou. Houndoom, maestoso, con anche il doppio Swirl, cioè io non so veramente come abbiano fatto. Comunque, Blissey, Ampharos, Misdreavus, Crobat al chiaro di luna, Magneton, e poi concludiamo con un bellissimo Oh, guardate il colore delle ali, come si fondono insieme per formare l'effetto arcobaleno. Bellissima. Ne approfitto per ricordarvi che su Japan Collectibles potete utilizzare il mio codice sconto Alessia per effettuare i vostri acquisti. Troverete prodotti Pokémon, One Piece, sia giapponesi che inglesi, tantissime figure ed esclusive giapponesi, riviste, carte gradate, tante tante altre cose. Se lo utilizzerete vi ringrazio già in anticipo per il supporto. E dopo Neo Revelation si passa al set Neo Destiny. Però ragazzi, anche qui ve lo devo dire, ho da mostrarvi due chicche incredibili, e sto parlando di Shining Tail!
Tyranitar, guardatelo, guardate il pattern olografico su Tyranitar, cioè è una roba indescrivibile, anzi ve la tolgo anche dalla sleeve, guardate, guardatelo, mamma mia. Questo non si vede tutti i giorni. Ma non ho solo lui, c'è anche il suo compagno Shining Steelix. Carta veramente incredibile anche questa. Bene, dopo aver inaugurato Neo Destiny con queste due bellezze, continuiamo con anche un Dark Espeon. Ragazzi, altra carta incredibile, meravigliosa di questo set. E dietro un altro Dark Espeon, questo in condizioni tra l'altro molto molto migliori. Light Arcanine con questi fiori rosa sullo sfondo è di una sinuosità incredibile. Dark Donphan, Dark Crobat, ragazzi guardate che artwork mostruoso, bellissimo. Dark Typhlosion, mamma mia, lui era il mio starter preferito. Dark Houndoom, Light Azumarill, Light Dragonite, bellissimo. Porygon Z, a me piace un casino Porygon Z. Poi guardate l'artwork, lo sfondo con i colori arcobaleno, bellissimo. Dark Scizor, Dark Ampharos, Dark Feraligatr, altro starter, Feraligatr ancora, Light Togetic e Dark Ampharos. Dopo Neo Destiny abbiamo un set che forse non tutti conoscono benissimo, che si chiama Legendary Collection, anche molto particolare per le carte reverse, che adesso vi faccio vedere. Partiamo con questo Gyarados olografico, forse l'artwork l'avete riconosciuto? Adesso vi spiego perché. Legendary Collection è un set che è stato rilasciato solamente in lingua inglese e le sue carte sono tutte ristampe dei primi 4 set usciti, quindi set base, Jungle, Fossil e Team Rocket. In questo caso Gyarados è del set base. Ora però vi mostro un'altra grande particolarità. Infatti a partire proprio da questo set sono state introdotte le carte reverse. Qua però abbiamo un effetto diverso dalle reverse che conosciamo oggi. Infatti vi mostro questo Senju con effetto reverse fuochi d'artificio. Olografie del genere dopo questo set non le abbiamo più viste. Comunque è veramente incredibile, cioè a me fa impazzire questo tipo di olografia. Ora che abbiamo terminato l'epoca delle Neo e anche visto le Legendary Collection, possiamo andare ancora un passo avanti nella nostra linea temporale e arriviamo alla serie delle E-Card. I set che la compongono sono tre e noi iniziamo subito con il primo, Expedition. E partiamo alla grande con un bellissimo Charizard formato reverse, poi proseguiamo con un Gengar, bellissimo, questa è una delle mie carte preferite del set, tra l'altro ha anche uno Swirl qua in alto a destra, bellissimo. Poi proseguiamo con un Clefable al chiaro di luna che danza sopra i tetti delle case, meraviglioso. Dugtrio che esce dal terreno, Fearow, Golem, molto molto bello, Kingler, Machamp, Fearow di nuovo, Ninetales, bellissimo, Cloyster, artwork molto particolare questo, poi un Mew, meraviglioso, poi abbiamo un Venusaur, ah, questo ragazzi è una carta molto famosa di questo set, molto molto importante, guardate che bello che poggia una zampa sopra la Pokéball. Poi proseguiamo con Typhlosion, Ampharos e un Pichu. Quanto è carino che danza con le margherite. Dopo Expedition passiamo al suo set successivo che è Aquapolis. Partiamo con un Hypno che sta osservando la casa di questo signore dalla finestra. Molto curioso. Poi un Tyranitar, artwork maestoso. Tyranitar che si erge come il re della foresta con i temporali in cielo. Bellissima. Continuiamo con Victreebel nella foresta. Steelix, anche lui nella foresta, molto molto tenebroso. Entei, mamma mia, guardate la sua criniera come si muove, stupendo. Scizor, Ariados, Entei di nuovo, bellissimo. Suicune, Nidoking, Kingdra, mamma mia che bella. Azumarill, bellissimo, ma guardate l'artwork, ma quanto è bello sulla gondola a Venezia, Azumarill, ma questa è un'opera d'arte, cioè, bellissima. Ampharos, Scizor, Ninetales, doppio Ninetales che giocano insieme, Ampharos, Tentacruel che incute molto timore devo dire, Togetic, purtroppo in questa collezione di carte che ho ritirato mancano le carte Skyridge, quindi la terza espansione delle E-Cards. Quindi passiamo alla prossima era, nelle fasi successive abbiamo le serie X. La prima espansione uscita delle serie X si chiama X Rubino e Zaffiro e qui ho delle carte da mostrarvi. Beh, non potevo che partire da questo bellissimo Lapras X olografico, bellissimo, ovviamente anche questa direi che è una delle mie carte preferite. Uno dei miei obiettivi collezionisti
classici è collezionare tutte le carte di Lapras. Ho iniziato il progetto da poco, magari vi terrò aggiornati anche su come andrà il tutto. A seguire abbiamo Hitmonchan X, Sceptile, bellissimo, sempre artwork della foresta, Electabuzz, incredibile questo, Electabuzz X, Mewtwo X, bellissimo, disegnato in maniera particolare, che sguardo che ha questo Mewtwo, bellissimo. Quindi comunque abbiamo 4 carte X, belle. A seguire, dopo X Rubino e Zaffiro, dovremmo avere X Tempesta di Sabbia, però in questa collezione non c'erano carte, quindi andiamo direttamente all'espansione successiva dove troviamo X Drago. Partiamo subito con un bellissimo golem olografico e cioè guardate che posa, ragazzi, cioè, mi fa troppo ridere. Fa tipo posa muscoloso, queste belle, particolare. Poi Dragonite X, ovviamente siamo in X Drago, bellissima, e Rayquaza, non poteva che esserci lui. Solo 3 carte da questo set, ma devo dire tanto tanto belle. Ora, dopo aver visto il set X Drago, skippiamo X Team Magma e Team Acqua, skippiamo X Leggende Nascoste e skippiamo X Rosso Fuoco Verde Foglia. Arriviamo al set chiamato X Team Rocket Returns, uno dei set più importanti, adesso vi spiego anche il motivo. Intanto questo set non è mai stato rilasciato in lingua italiana, ma adesso ci vediamo subito il primo dettaglio importante che ha fatto la differenza, e sto parlando delle carte stamped. Le carte stamped non sono altro che carte reverse foil che presentano il loghino stampato con il nome dell'espansione. Infatti potete leggere X Team Rocket Returns. Io ve lo dico già, ho un debole per queste carte, sto cercando di collezionarle tutte, oltre al progetto di Lapras ho anche il progetto delle carte stamped. Un giorno voglio arrivare a raccogliere tutte le carte stamped che sono mai uscite. Ovviamente mi riferisco solamente alle serie X e non a quelle stamped moderne promozionali. Della collezione ho da mostrarvi anche questo bellissimo Dark Dragonair, sempre stamped con artwork meraviglioso. Secondo motivo per cui questo set è così importante, beh ragazzi, questo set ha introdotto per la prima volta le carte Gold Star. Per l'esattezza 3, gli amatissimi Starter, Mudkip, Torchic e Trico. Lo sapevate? Fatemelo sapere nei commenti. Sfortunatamente non ho qui da mostrarvi nella collezione delle carte Gold Star, non ce n'erano, però ho comunque altre 2 carte olografiche di questo set, Kingdra e Dark Marowak. Bene ragazzi, termina qui la collezione, ci fermiamo con la serie X Team Rocket Returns, non c'erano più carte successive a queste. Vi ricordate che cosa vi avevo chiesto all'inizio del video? Scrivetemi nei commenti la carta che vi ha colpito di più e fatemi anche sapere, secondo voi, quanto può valere l'intera collezione. Poi nei commenti vi risponderò e vi dirò quello che penso. Fatemi sapere se ci sono altri contenuti che vi piacerebbe vedere sul canale, intanto vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!